tutti! Oggi abbiamo preparato le seppie ripiene alla barese con il sugo. Vi faremo vedere tutto il procedimento di come le facciamo qui a Bari e vi faremo vedere anche l'alternativa che facciamo con la pasta, cioè praticamente mettendo il sugo delle seppie e in modo da avere sia un primo che un secondo molto velocemente. Vediamo la ricetta. Noi abbiamo utilizzato 800 g di passata di pomodoro, questa è quella fatta in casa, 60 g di pecorino. Ovviamente la ricetta tradizionale richiede il pecorino, ma se non vi piace il sapore forte, intenso del pecorino, potete sostituire con il parmigiano reggiano. 2 uova, 2 manciate tritate di prezzemolo, 1 cucchiaio di pangrattato. Il sale vi faremo vedere durante la ricetta quanto basta, quindi uno spicchio di aglio, 5 seppie, che sono appunto le protagoniste di questo piatto, 150 g di mollica di pane. Tra l'altro anche questo è il pane fatto in casa da noi, come sapete noi facciamo tutto in casa, e poi c'è l'olio, anche questo vi faremo vedere durante la ricetta quanto ne mettiamo, e infine ovviamente per condire un po' di pepe. Come ultimo ingrediente ci servirà il vino per sfumare, più o meno un cucchiaio. Stiamo mettendo un po' d'acqua all'interno della mollica per umidirla un po', quindi qualche goccia. Ci mettiamo il prezzemolo. Di aglio, bastano 2 fettine tritate. Ok. Le uova. Il pecorino, il pepe e amalgamiamo il tutto con un cucchiaio. E adesso ci mettiamo il sale. Poi assaggiate, se ce ne vuole ancora lo aggiungete. E stiamo aggiungendo adesso il pangrattato. Un bel cucchiaio colmo, ecco qua, può bastare. E adesso continuiamo ad amalgamare, in realtà il ripieno è finito, giusto? Sì. Quindi come vedete fare il ripieno delle seppie è facilissimo e velocissimo, ma tra l'altro vedrete che è anche un piatto che è davvero veloce da preparare e vi salva la vita, perché con le seppie ripiene noi riusciamo a fare il primo, perché poi lo condiremo con la tagliatella. Le seppie noi ce le siamo fatte già pulire in pescheria, è la soluzione migliore, e adesso andiamo a riempirle. Non vanno riempite molto, perché sennò poi si crea un po' di volume, possono far uscire il ripieno. Quindi il ripieno si mette, ma non tutta piena, la seppia, si lascia un po' di spazio e poi si mettono i tentacoli dentro. Poi le fermeremo con gli stuzzicadenti. Ok. Adesso mettiamo gli stuzzicadenti per bloccarle, quindi facciamo vedere dove lo mettiamo esattamente, nella parte di sopra praticamente, sulla chiusura, giusto? Sì, per bloccare la testa. Ok. Questa
questa è un'ottima alternativa al ragù di carne della domenica. Infatti noi facciamo a Bari il sugo delle seppie, comunque poi le mangiamo anche come secondo nei giorni di festa, come alternativa proprio per non mangiare sempre il solito ragù della domenica. Quindi modo da cambiare, è davvero un'ottima alternativa. Una volta che avete imparato a riempirle le seppie, però con questo video dovreste aver capito, non è così complicato. Però ricordatevi di farvele pulire in pescheria, come abbiamo fatto noi d'altronde. Quindi bloccate la testa. Questo è un piatto sicuramente pugliese, ma essendo un piatto tradizionale, come tutti i piatti tradizionali, ha le sue varianti in base alla città, alla famiglia. Quindi se voi le fate diversamente, per esempio sappiamo già che ci sono ricette che prevedono capperi, acciughe e così via, ovviamente dipende anche dalla vostra tradizione familiare. Questa è la nostra versione, quella che noi abbiamo sempre fatto nella nostra famiglia, anche mia nonna le faceva così. E noi abitiamo proprio a Bari. Quindi magari fateci sapere voi se siete in Puglia, come le fate, in quale città della Puglia siete, perché è sempre molto interessante sapere quali sono le varie varianti. Apriamo la nostra passata di pomodoro, che profuma sempre tantissimo perché vedete è proprio quella fatta in casa. Magari quest'estate riusciamo anche a farvi vedere noi come la facciamo. La mettiamo in un bricco, in un pentolino, per riscaldare un po' la passata, perché andremo a soffriggere le seppie e non si può mettere la salsa fredda, deve essere un po' calda. Ci prepariamo a fare il soffritto, un soffritto che noi in genere facciamo leggero, Mettiamo l'aglio, mezzo spicchio, l'olio. Due cucchiai vanno bene. Ok. Quindi accendiamo la fiamma. Appena comincia a soffriggere, cominciamo a mettere le seppie. E riscaldiamo anche un po' la salsa, come avevamo detto prima. Sta cominciando a soffriggere, appena vedete un po' di movimento dell'olio, mettiamo subito le seppie. Giriamo, ok. Quindi le mettiamo prima da un lato e poi dall'altro, certo, ovviamente, per farle cuocere bene. E tra un po' ci metteremo il vino. Ok, quindi sfumeremo con il vino bianco. Sì. Nel frattempo la passata sta diventando abbastanza calda. Ok. E adesso possiamo già versare il vino. Ok. Se proprio vogliamo far vedere un cucchiaio, okay. Così noi in genere non utilizziamo il cucchiaio, però è solo per farvi, per permettervi di regolarvi se non avete mai fatto questo piatto. Adesso come sfuma del tutto il vino possiamo versare la salsa. Ok. Vedete che si sono già gonfiate, questo è il motivo per cui prima vi abbiamo detto di non riempirle troppo, altrimenti poi si spaccano. Ci versiamo la salsa, che ormai è diventata un po' calda. Viene condito, uh-huh, e poi cuocerà per ancora una mezz'ora. Deve cuocere a fiamma media. Ci mettiamo il prezzemolo.
mettiamo il sale, noi più o meno stiamo mettendo la punta di un cucchiaio, però assaggiate sempre, perché poi il sale è anche una questione soggettiva. Certo, non abbondate, perché altrimenti poi una volta che è salato non ci potete fare più nulla. Stiamo preparando le polpettine con il ripieno che è rimasto e le facciamo cuocere direttamente nel sugo. Ci teniamo a specificare che per fare le seppie ci sono due modi, diciamo così, quindi l'alternativa, se ce lo scrivete nei commenti, la conosciamo, quella di non fare il soffritto, ossia di mettere quelle seppie direttamente nel sugo, però noi, ripeto, vogliamo farvi vedere la ricetta, quella classica, tradizionale, un po' perché è anche carino lasciare su YouTube una testimonianza di quella che è la nostra cultura, e quindi stiamo cercando di farvi vedere sempre la ricetta più classica, e nella ricetta tradizionale il soffritto ci va. Però se volete farle ancora un po' più leggere, potete anche evitare e farle cuocere direttamente nel sugo. Ok, le polpettine. Anche. Adesso cuoceranno per mezz'ora a fuoco moderato. Ok, le copriamo. Mettiamo un po' di pepe che non abbiamo messo. Ok. Guardate che bell'aspetto, sono venute poi tutte uguali, anche questo è importante per la presentazione del piatto. Le pescherie avevano le cassette piene di tutte queste seppie. Eh sì, perché è periodo, nel senso, adesso non, ovviamente voi potreste vedere il video in qualunque momento, però noi lo stiamo facendo un po' prima delle palme. È un piatto che noi in genere facciamo spesso durante le feste, in particolare le palme, e quindi le pescherie a Bari sono piene di seppie. Abbiamo assaggiato un pochettino, secondo noi va aggiunto un altro po' di sale, giusto un pizzico, no? Sì. Ok, possiamo coprire. Ok. E lasciamo per mezz'ora a fuoco moderato. Stiamo controllando, la cottura procede bene. Guardate come sono belle le nostre seppie e ovviamente sprigionano un profumo buonissimo, questo non lo potete sentire, però fidatevi. È passata mezz'ora, il sugo con le seppie è pronto e adesso noi stiamo preparando, abbiamo messo l'acqua per fare la pasta, perché le seppie ripiene noi in genere le mangiamo con la tagliatella riccia. Abbiamo preso questa che è di Granoro, le tripoline. Però vi mettiamo il link alla tagliatella fatta in casa alla Barese che abbiamo fatto qualche tempo fa, oggi non avevamo tempo e stiamo utilizzando questa, però noi in genere la facciamo anche quella in casa, tutto homemade, anche perché la tradizione delle palme si usava fare la, sì? la tripolina, ok, e poi il dialetto barese si chiama, come si chiama? La lana carez. Ovviamente, ci teniamo a precisare, dato che sotto le ricette baresi qualcuno ci scrive: ma perché siete veramente baresi? Perché non si sente l'accento? Perché non parlate barese? Allora, sono sicura che una persona del nord l'accento lo sente, magari persone del sud o comunque baresi non se ne accorgono, ma sono abbastanza sicura che il mio accento si sente. E poi non possiamo fare una ricetta tutta in dialetto barese, non capireste nulla, quindi ci limitiamo a dirvi qualche termine, ok? Possiamo spegnere. Ok, perfetto. E ora ci occupiamo della pasta. Eccole qui, le nostre seppie sono ancora un po' fumanti, le potete mangiare come secondo così, oppure adesso vi faremo vedere come noi condiamo la pasta con il sugo delle seppie e le seppie. In questo modo avete sia il primo che il secondo in pochissimo tempo. Ecco qui il nostro piatto di tagliatella riccia con il sugo delle seppie, quindi come vedete abbiamo fatto il primo e abbiamo il secondo, che sono appunto le nostre seppie ripiene. Come si chiamano a Bari? Dessertchen. Ok, quindi avete anche imparato come le chiamiamo a Bari. Se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, fatecelo sapere, lasciateci un commento,
taggateci su Instagram perché spesso magari fate le nostre ricette, mandateci le foto su Facebook perché ci fa un sacco piacere quando lo fate e fateci sapere come viene insomma la ricetta e ovviamente le vostre alternative come sempre. Grazie, ciao!